Questo è il calcio di coppa. Vinciamo e arriviamo alle semifinali di conference. Perdiamo e la nostra stagione sarà un fallimento. Signori, a partire da oggi il lavoro si fa duro. Se darete il massimo, potrete raggiungere ogni cosa. Anche quelle ritenute impossibili. Come un vecchio messicano che vince i suoi primi mondiali. Si se puede. Si se puede. Ci siamo, inizierà dunque il playoff dell'MLS con il primo turno, partita da dentro fuori, chi vince va avanti, chi perde saluta, in palio la semifinale di Western Conference. I LA Galaxy sono riusciti a qualificarsi al termine di una rimonta straordinaria che ha visto tra i protagonisti assoluti Alex Hunter, arrivato a stagione in corso, squadra che confida molto su di lui anche oggi per passare il turno e approdare in semifinale. Occhio a questo giocatore capace di abbinare qualità e quantità come pochi e può essere un fattore chiave per questa sfida. È un vero e proprio spauracchio per le difese. La sua tecnica e la sua qualità palla al piede, incredibile, non devono fargli prendere fiducia. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. È un classico 4-4-2 per loro, cambia solo la posizione degli attaccanti. Saranno uno davanti all'altro. L'intenzione dell'allenatore è probabilmente quella di prendere d'infilata la difesa avversaria con gli inserimenti da dietro. Vedremo se il suo piano avrà successo. Ecco l'11 della formazione ospite. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni, sia nella fase di non possesso, sia sul ribaltamento dell'azione, quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. Lo StubHub Center, dal quale vi trasmettiamo oggi, ha ospitato diversi incontri dei mondiali di calcio femminili del 2003, compresa la finale per il terzo e quarto posto tra la nazionale di casa e il Canada e la finalissima fra Germania e Svezia. Qui si sono disputate anche diverse finali della MLS Cup. Quelle nel 2012 e nel 2014 hanno visto il successo dei padroni di casa, i Los Angeles Galaxy. Gara che comincia col primo possesso per i Los Angeles Galaxy. Osvaldo Alonso è riuscito a interrompere la trama con occhio al tiro, risultato che si sblocca, 1-0 Galaxy. Gol importantissimo nell'economia del match. Ora la pressione è tutta sulle spalle dei giocatori avversari. Si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto e non ha sbagliato l'impatto col pallone. Praticamente un rigore a porta vuota. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Svezzo. Arbitro che ferma il gioco. L'arbitro ferma il gioco, ha visto il fallo di mano. Sì, Pierluigi, ora aspettiamo il replay per vedere bene cosa è successo. Ashley Cole. Boateng. Victor Rodriguez. Occhio
occhio al suo movimento. Sventa qui la minaccia. Interviene proprio all'ultimo e salva. Palla in out, sarà corner. Possono dunque ripartire. Pallone è uscito, sarà rimesso dal fondo. Occhio, cerca l'area di rigore. Victor Rodriguez. Ottima lettura difensiva. Dos Santos. Victor Rodriguez. Dempsey. Cerca il traversone. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Jermaine Jones. Se la cava sotto pressione. Ottima lettura, recuperano il pallone. Victor Rodriguez. C'è pressione su di lui. Jermaine Jones. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Hunter, palla al piede. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Sta avanzando. Attenzione a Dos Santos. Occasione d'oro. Jermaine Jones. Ci sono metri a disposizione. Victor Rodriguez. Dos Santos. Stato fermato dal difensore. Svensson. Victor Rodriguez. Pallone interessante. Ashley Cole. Buono l'appoggio. Osvaldo Alonso. C'è spazio per andare. Palla vagante. Ashley Cole. Boateng. Torna indietro per prendere il pallone. Alexander. Ha spazio per tirare. Ci sarà il calcio all'angolo per i Galaxy. Tiro della bandierina corto. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Victor Rodriguez. Occhio alla ripartenza. L'arbitro ha visto qualcosa. Barriera che sta avanzando, non è forse a distanza regolamentare. Abbiamo appena visto come non si calcia un calcio di punizione. Ah, conclusione da dimenticare, traiettoria che non ha creato alcun problema al portiere. Victor Rodriguez. Grande chiusura difensiva. Termina il primo tempo con gli LA Galaxy in vantaggio. La semifinale della Western Conference si fa sempre più vicina per Alexander e compagni. Aver raggiunto i playoff rappresenta già un grande traguardo per loro. Ora che sono qui vogliono andare il più lontano possibile, come giusto. Prima però c'è tutta una ripresa da giocare.
Seconda frazione che ha inizio qui allo Stadium Center. Victor Rodriguez. Jones. Aragna Metri. Jones. Buono l'anticipo del difensore. Rimessa laterale in zona d'attacco. Ci mette il fisico. Hunter. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Può fare ancora meglio. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Punta l'area. Cross in mezzo. Alexander. Manovra interrotta dagli avversari. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Hunter punta la porta. C'è la rimessa con le mani. Esce dal campo tra gli applausi. Davvero una buona prestazione. Prova impeccabile la sua. Davvero lei ha il premio di migliore in campo. Osvaldo Alonso. Pressa in sul portatore di palla. Un altro ottimo tocco. Victor Rodriguez si avvicina all'area. Dempsey. Ship. Attenzione, c'è fuori gioco. C'è fuori gioco. Il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Van Damme. Ashley Cole. Metri verso l'area, occhio alla ripartenza. Attenzione, occasione importante. Galaxy che viaggiano a delle spiegate verso la semifinale di conference. Ora sono a più due sugli avversari. Vantaggio che comincia a diventare importante. Eh sì, potrebbero anche pensare di gestirlo a questo punto. Fondamentale tenere alta la concentrazione nei prossimi minuti. Avevano già creato diverse occasioni da rete, normale che prima o poi arrivasse il gol. Pier, tu non sbagli mai, sottoscrivo in pieno. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Victor Rodriguez. Vediamo cosa decide l'arbitro. C'è il cambio dunque per Ashley Cole. Questo proprio c'è un cambio tattico. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Alessandro Ni. Occhio, cerca l'area di rigore. Hunter la protegge bene col corpo. Dempsey. Victor Rodriguez. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Ci sono metri a disposizione. Spazzano via il pallone. Un cambio questo che nelle intenzioni dell'allenatore dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra che è sotto nel risultato. Occhio al suo movimento. Bravi qui a bloccare tutto. Gran palla in mezzo. Con
conquistano una buona punizione da posizione interessante. Sostituzione in vista. Abbiamo appena visto come non si calcia un calcio di punizione. Ah, conclusione da dimenticare. Traiettoria che non ha creato alcun problema al portiere. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Restituisce bene il pallone. Maragna metri. Palla vagante. Buona l'idea qui. Attenzione, occasione. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Si andrà avanti a giocare. Rischia grosso qui, l'arbitro che si avvicina. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. Osvaldo Alonso. Buona l'intuizione qui. Alexander. C'è spazio davanti. Alexander, attenzione, rete! Beh sì, è stato un gol di ottima fattura, però il divario tecnico fra le due squadre oggi è stato veramente enorme. Non hanno mostrato alcuna pietà oggi per la squadra avversaria. Meno male che il match sta per finire, altrimenti ho l'impressione che ne avrebbero fatti altri. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, è ufficiale, i Galaxy sono in semifinale di Western Conference e comincia dunque la festa. Gioia incontenibile tra i giocatori e i tifosi sugli spalti, quasi non ci credono, e invece potranno proseguire questo fantastico viaggio che si sono guadagnati col sudore, lavorando ogni giorno sul campo e ora sotto con il prossimo avversario. Con questo risultato approdano al prossimo turno. Hanno eliminato un avversario ostico, sfruttando al meglio le occasioni create e concedendo pochissimi spazi. Migliore in campo, Alex. Prestazione davvero fantastica. Un commento sulla partita? Quando giochi al fianco di altri 10 campioni, beh, è un onore essere l'uomo partita. Stai dicendo che è merito della squadra? Assolutamente. Non importa quanto sei forte, nessun giocatore può vincere da solo. È così che funziona il calcio. Io credo che l'uomo partita sia il premio di tutta una squadra, non di un solo giocatore. Grazie per il tuo tempo, Alex. Di nulla.